RCI News. Prima l'ascolto. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie. A porte aperte. Una produzione RCI News e Caffè Italia. In studio Filippa Dolce e Dario Albertini. L'infotainment a 360 gradi di A Porte Aperte, un'idea di Filippa Dolce, direttore di RCI News, Radiocom Italia.news. Filippa, bentrovata. Buongiorno Dario, bentrovato anche a te e a tutte le persone che ci ascoltano. Con Dario Albertini, per tornare, Filippa, sul tema, su quel tema che ci sta tanto caro, da cui abbiamo dedicato tutta una stagione, quello della comunicazione, e torniamo a parlare di social, Filippa, giusto? Sì, perché si prestano molto a tante conversazioni, a tante riflessioni sulla comunicazione, considerato che è uno dei mezzi più utilizzati per far finta di comunicare. Sì, perché diciamo fare finta di comunicare? Perché come la faccio, siamo sempre lì, se gustiamo un cucchiaino, facciamo anche un cucchiaio da minestra di Nutella, può andar bene, non è pubblicità occulta e non è un messaggio promozionale, è una cosa, se ci aggrappiamo al barattolo cambia. La stessa cosa vale per la comunicazione via social, ma per non ragionare fra le nuvole, c'è un caso proprio fresco, è passato da poco Sanremo, quel primo posto di Joliet al termine della serata delle cover non è andato giù a tanti. Lasciando perdere la libertà di opinione, è scattato l'insulto. E allora, partendo da questo caso nazional popolare, no, Filippa, sì, freschissimo, di cosa andiamo a parlare oggi? Allora, parliamo di cyberbullismo o ciberbullismo, come si voglia dire, cioè ognuno lo pronuncia con la propria lingua, e parliamo di quella attitudine posta in essere, come direbbe qualcuno, dai cosiddetti leoni da tastiera, e partendo e prendendo a pretesto un pezzo che trovate su radiocomitalia.news a firma di Alice Sabadin, che si chiama Dalla lettera scarlatta ai social network, il nuovo volto della gogna pubblica. Questo è il pezzo che ci ha fatto scattare così l'idea di discutere di questo fenomeno dilagante. Molto brava Alice Sabadin, non spoileriamo in realtà l'articolo perché è molto bello, dicevo molto brava perché parte da lontano con un riferimento letterario di gran pregio. Diciamo subito, cara Filippa, che oramai, lo abbiamo già detto ma ci stiamo tornando, oramai il leone da tastiera, identifichiamolo, è colui che pur di esserci dice una cosa, detto così terra terra, può essere che ci azzecchi o che abbia una base di conoscenza dell'argomento, può darsi che no, ma scriva lo stesso, e comunque sia si rende protagonista di risse verbali, Filippa. Sì, anche perché, guarda, il punto non è tanto, ma è anche ha una grande importanza questo, che sia consapevole o no di quello che stia scrivendo, ma in questo caso ha altrettanta importanza la forma che si usa per scrivere per scrivere la propria opinione. Poi di fatto sui social questo si fa, no? Si dà fiato alla bocca, si dice quello che si pensa in maniera incontinente, spesso ignorante troppo più spesso, e inconsapevole quasi sempre. Sì, esattamente, perché spesso in queste discussioni c'è un punto di partenza, quello di arrivo è ignoto e spesso non c'è, e non serve neanche il tentativo di molti di sedare con garbo e quindi riportare la conversazione sul piano del normale confronto. In fondo i social, Filippa, che ci stanno a fare? Dovrebbero essere un luogo di incontro e confronto. Questo scatena una serie di meccanismi, da quelli, io ho citato il caso del rapper campano, parliamo di canzonette, no? Eppure si è scatenato l'inferno, però si parla anche di altro, e dietro uno
10, 100, 1 milione, 5 milioni di schermi ci sono ragazzini, no? Giusto Filippa, ci sono i tuoi figli, ci sono i miei, ci sono i figli di voi che ci state ascoltando. Le conseguenze possono essere tanti. E quindi passare da forme di confronto acceso, smodato, a forme di, metto le virgolette, di minaccia, Filippa, è un attimo. Sì, perché poi diventa un'abitudine, no? Là si scrive così, questo è un luogo, un normale che si scriva così, è normale agire così e muoversi in questa maniera, però ne abbiamo fatto oggetto, e così introduco anche il nostro ospite, ne abbiamo fatto oggetto di discussione soprattutto sulle quali sono quale può essere la probabile ragione per la quale si è così e si è leone da tastiera, si è così arrabbiati, si è così poco attenti quando si fanno commenti sui social. E ne abbiamo parlato con il professor Giuseppe Savagnone, che non è primo a fare queste considerazioni insieme a me in luoghi radiofonici. Giuseppe Savagnone è responsabile del sito della Pastorale della Cultura di Palermo, tuttavia.eu, e proprio con lui abbiamo affrontato questo tema chiedendoci qual è la ragione per la quale esiste questo fenomeno. Allora, siamo partiti parlando così, seduti attorno al tavolino di un bar, Filippa Dolce e Dario Albertini, entrambi genitori, volevo dire questo, entrambi persone occupate e appassionate nella di comunicazione. Adesso diamo la parola all'esperto. Subito, Filippa, cosa ne dici? Sì, va benissimo. A porte aperte, ogni due settimane, sul sito di RC News, radiocomitalia.news, nella sezione podcast, sul podcast, sul canale YouTube di Caffè Italia. Andiamo in pausa, seconda parte con il nostro ospite, fra 30 secondi. Caffè Italia, ogni giorno raccontiamo storie. RCI News. Prima l'ascolto. A porte aperte. E come preannunciato, quest'oggi il nostro ospite per affrontare questo tema è il professor Giuseppe Savagnone, responsabile del sito della Pastorale della Cultura di Palermo, tuttavia.eu. Buongiorno professore. Buongiorno. Noi non siamo, diciamo, nuovi a questo genere di trasmissioni e di riflessioni. Parlo proprio dei temi, del tema che stiamo affrontando quest'oggi. Non è la prima volta che noi parliamo di social network e non è la prima volta che ne parliamo relativamente a come le persone utilizzano e si pongono quando li utilizzano, per l'appunto. In questo specifico noi parliamo di gogna mediatica, parliamo di questa quantità di rabbia che viene veicolata dalle persone quando commentano. Sì, io credo che dovremmo riflettere sui meccanismi di fondo che stanno dietro questa situazione. Questa società è una società che tende a esasperare l'individualismo e al tempo stesso la massificazione delle persone. Le persone si trovano chiuse ciascuna nel proprio piccolo mondo e si sentono isole, però al tempo stesso, omologate a tutte le altre, entrano in continuo conflitto con loro. Questa è una società che annulla le differenze, e quando non ci sono le differenze non c'è nemmeno la possibilità di creare rapporti integrati e arricchenti. Se tutti siamo uguali, appiattiti sugli stessi modelli, come avviene, le mode sono dominatrici, è chiaro che cozziamo l'uno con l'altro, perché non c'è più quella salutare capacità di valutare la diversità dell'altro e di arricchirsene, perché non c'è questa diversità. Non lo si può più vedere.
Ma e di non la si può più conseguenza. vedere perché è un po' un cane che si morde la coda in ogni caso, perché di fatto c'è, a mio giudizio, poi discutiamone, c'è anche in questo entrare in quelle famose bolle di eco, diciamo così, le stanze dell'eco, in queste bolle dove si fanno gruppi che vanno contro altre bolle, anche il tentativo maldestro di creare delle comunità che non esistono più. No, le comunità non ci sono più, ma non ci sono più proprio perché non c'è più la visione di una persona che esiste grazie anche alle sue relazioni con gli altri. Oggi la visione dominante che si ha di se stessi è quella di una proprietà privata di cui si è dominatori assoluti finché non si travalica e non, oltre il confine non si invade la sfera altrui. Siamo delle isole che al cui interno possiamo essere quelli e fare quello che vogliamo, senza entrare in rapporto con gli altri. Quando entriamo in rapporto con gli altri, ma questo è un optional successivo, si immagina che venga dopo, allora sì, dobbiamo essere responsabili perché invadiamo la sfera dell'altro. Ma questa è un'illusione ottica. Noi siamo sempre in rapporto con gli altri, fin dai nostri atti più intimi, da quello che facciamo nella nostra vita, del nostro corpo, della nostra intelligenza, delle nostre capacità, ricade inevitabilmente sugli altri, continuamente. E questa visione però cosa porta? Porta da un lato alla irresponsabilità, perché io dico ma io nella mia sfera posso fare quello che voglio, quindi se io scrivo il mio pensiero, non ecco il cyberbullismo nasce dall'idea che se io intervengo su internet dicendo quello che penso, ma chi mi può giudicare? Io non rispondo di niente. C'è una idea di una irresponsabilità totale verso gli altri. E di se l'altro poi si suicida, peggio per lui, che con io che c'entro? Io ero nella mia sfera, mica l'ho ucciso io, mica sono entrato nella sua sfera, io sono entrato, mi sono mosso nella mia. Non ci si rende conto che chi si muove nella sua sfera, in realtà si muove già nella sfera dell'altro perché queste sfere non esistono. Il confine è immaginario, non c'è nessun confine. Non c'è nessuna linea di demarcazione. Quello che un padre e una madre fanno ricade sui figli già nel momento stesso in cui loro, per esempio, vivono male il loro rapporto l'uno con l'altro, già da monte, nel momento in cui scelgono male di vivere quel rapporto e non un altro, che è un fatto intimissimo, personalissimo, ma poi ricade sui figli, ma poi ricade sui figli. E il figlio che si droga non sta facendo solo i fatti suoi, sta rovinando una famiglia perché poi succederà un macello in quella famiglia dopo che lui si è drogato. Lui può dire sono fatti miei, ma è un'illusione ottica, non sono fatti suoi, sono fatti degli altri. Quindi, E questo prego, prego. ricade moltissimo sulla rete, c'è cioè questa incapacità di capire che ogni cosa che mettiamo sulla rete ricade in modo devastante su tutti. Esattamente, ed è questo il punto, cioè uscire da questa idea che l'atto individuale non impatti con invece l'intera società. In realtà qualsiasi atto poi, come il sasso nello stagno, no? Crea È delle. chiaro, è chiaro, è chiaro. E questo unito però al tempo stesso al fatto di sentirsi frustrati perché ognuno è chiuso nella sua bolla, ognuno è chiuso nel suo isolotto, ma al tempo stesso avvertiamo con rabbia che non riusciamo a essere noi stessi pienamente, perché è chiaro che in questa situazione tutti siamo incapaci di arricchirci gli uni con gli altri, restiamo poveri, restiamo bloccati dentro il nostro piccolo io e preda di certe mode che ci omologano, che ci appiattiscono, finiamo con l'essere atomi senza forma, atomi senza volto, ma l'atomo senza volto è rabbioso perché, ripeto, non riuscendo a costruire nessun rapporto di arricchimento con l'altro, vede nell'altro solo un identico a lui con cui scontrarsi. Se siamo tutti uguali, possiamo solo scontrarci, è chiaro, possiamo solo scontrarci, come gli atomi si scontrano tra di loro, perché evidentemente non esiste la possibilità di costituire, l'organismo è un'unità, perché gli organi sono diversi l'uno dall'altro, ma se noi fossimo tutta una somma di orecchie, una somma di dita, una somma di piedi,
non ci fosse la differenza tra gli organi, questi organi sarebbero in conflitto tra di loro, perché è chiaro, non si possono integrare in una unità, e allora rimaniamo degli isolotti in conflitto l'uno con l'altro, che cercano ognuno di prevalere sugli altri, come? Alzando la voce, e da qui il bullismo, da qui anche la violenza. Ma il paradosso sta comunque nel fatto che c'è, come lei diceva all'inizio di questa nostra conversazione, sta nel fatto che si ha l'illusione di essere un individuo, di portare qualcosa di proprio, ma in realtà non esiste neanche l'individuo, perché l'individuo esiste nella misura in cui si confronta con il resto del gruppo. Cioè, io mi identifico con la, riconosco, sono consapevole della mia unicità nel momento in cui io ho una relazione con un'altra unicità, giusto? Esatto, infatti quello che caratterizza queste forme di violenza sulla rete è l'assoluta mancanza di originalità, l'assoluta mancanza di creatività, l'assoluta mancanza di intelligenza di questi interventi, e sono tanto più accesi e violenti quanto più sono in realtà privi di una intima capacità di dire qualcosa di significativo, e allora tutto si risolve nell'insulto, nella derisione, nell'aggressione, nella mancanza di rispetto per l'altro, si sfoga sull'altro il proprio vuoto, e questo purtroppo il senso del cyberbullismo in generale, di questa violenza sulla rete, è un vuoto che cerca di riscattarsi vanamente con la violenza dell'aggressione, perché non è capace di accettare se stesso e di capire le proprie origini. Se si capisse le proprie origini, si capirebbe che il vuoto non si risolve aggredendo gli altri, uscendo ancora una volta da sé per aggredire l'altro, ma rientrando in se stessi per interrogare se stessi. Ma questo nessuno lo vuole fare, e la nostra società non predispone a farlo. Questo è un problema più a monte del cyberbullismo. Questa è una società che non aiuta le persone a riflettere, è una società che non aiuta le persone a ritrovare se stesse. E poi l'effetto è questo cyberbullismo, in generale queste forme di violenza sulla rete, che sono l'effetto di uomini e donne che non sono mai stati educati a una vita interiore, a una riflessione interiore, e quindi per essere se stessi cercano disperatamente di farlo, come? Riversando sugli altri le proprie richieste, le proprie critiche, i propri attacchi. Professor Savagnone, noi abbiamo altre volte collaborato insieme e riflettuto su alcuni argomenti come questo, e nelle nostre abitudini è quello di lasciare sempre un segno positivo, diciamo. Cosa possiamo fare, cosa può fare ciascuno di noi per dare il proprio contributo costruttivo a questa società? Educhiamo al ritorno a se stessi, educhiamo a ritrovare se stessi. Se ritroviamo noi stessi nel dialogo con gli altri, ritroveremo anche gli altri e ci ritroveremo anche loro. Dobbiamo certamente, per entrare in noi stessi, accettare il dialogo con gli altri, ma ci vuole anche questa intenzione di parlare e rivolgersi agli altri per ritrovare se stessi. Diceva una psicoterapeuta molto intelligentemente, parlando di un fenomeno più originario, più radicale, la sessualità. Cioè, la sessualità è che io attraverso di te imparo a stare con me. Questo vale per la sessualità, vale per tutti i rapporti, anche di altro genere. Sono d'accordo. Io imparo a stare con me attraverso di te. Questo dovrebbe essere, e questo, educare a questo si può a scuola, in famiglia, dove non si parla più, in scuola, dove non si parla più di queste cose, nella chiesa, ma anche sulla rete. Devo dire, nel mio piccolo, nel mio sito tuttavia.eu, io scrivo dei chiaroscuri che mirano a fare riflettere la gente e a farla interrogare. Se io riesco a suscitare nell'altro una domanda che lo coinvolge, che mi fa chiedere ma io cosa ne penso, ma qual è la mia posizione su questo, abbiamo già fatto un passo per sconfiggere il cyberbullismo. Grazie alla professora Giuseppe Savagnone, responsabile del sito della Pastorale della Cultura di Palermo, tuttavia.eu, che vi invito a consultare, così come vi invito a leggere i chiaroscuri del professor Savagnone. Grazie ancora. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.
CE News. Prima l'ascolto. A porte aperte. Grazie, grazie al professor Giuseppe Savagnone, responsabile del sito della Pastorale della Cultura di Palermo, responsabile del sito tuttavia.eu. Grazie Filippa per averlo portato da porte aperte. È sempre un piacere chiacchierare con lui, guarda, perché spesso non si fanno le accurate riflessioni su temi, secondo me, fondamentali dal punto di vista proprio sociale, del benessere sociale inteso come benessere evolutivo della razza umana, ecco, per cui bisognerebbe essere più propensi a certe riflessioni. Basta semplicemente mettere, insomma, una pulce nell'orecchio e dire ok, pensiamoci, riflettiamoci, probabilmente molte cose non avverrebbero. Io sono un ottimista, lo sai. Sono un ottimista anch'io, e proprio per questo, oltre ad aver apprezzato l'intera conversazione fra Filippa Dolce e il professor Savagnone, ho scolpito nella mia mente due pensieri. Uno su ciò che è a monte, no? Di questa aggressività. Ha detto il professor Savagnone: un vuoto che cerca di riscattarsi vanamente nella violenza dell'aggressione. E quindi qui ci stanno i problemi personali, da cui chissà quante e ataviche frustrazioni. Ci sta l'aggressività connaturata, tutti quanti abbiamo in varia dose, in varia quantità dell'aggressività. E poi un altro concetto bellissimo: lo scatto verso il positivo. È necessario educare a ritrovare noi stessi. Bellissimo, bellissimo, perché... Ma sono legati insieme, Dario, sì, perché sì. Il vuoto a cui fa riferimento Giuseppe Savagnone è proprio il vuoto della propria identità, della propria individualità. In realtà, quando, e questo è il paradosso, in realtà quando il leone di tastiera, e nessuno è escluso, non è che noi dobbiamo mettere al di fuori della nostra conversazione i leoni da tastiera come se fossero una razza, una specie particolare, perché tutti in qualche maniera siamo leoni da tastiera quando ci poniamo in queste modalità. E è interessante vedere come tutto questo bisogno di aggredire venga fuori da una mancanza di consapevolezza di quello che uno è. E perché esiste questa consapevolezza? Perché non si ha più la relazione con l'altro che mi fa da specchio per mostrarmi chi sono io, e quindi si vivono delle fasulle relazioni, le relazioni virtuali, soprattutto virtuali, quelle che avvengono all'interno dei social in modo particolare, ma che sappiamo tutti non essere vere, ma sono dei riempimenti, dei tentativi di riempimenti di vuoto. È per quello che bisognerebbe educare a ritornare verso di sé, cioè a comprendere chi sono io per entrare in relazione con l'altro, e comprendere chi sono io proprio attraverso la relazione con l'altro. Mi sento di portare una testimonianza diretta, proprio una cosa che è successa a me qualche settimana fa. Mi sono trovato coinvolto, mio malgrado, in una discussione su un noto social che a un certo punto è degenerata al punto da rendere effettivamente complicato trovare il modo di dare una svolta. Beh, devo essere sincero, avevo scritto un commento che non era particolarmente aggressivo, perché insomma, mi ascoltate, non è nella mia natura, però ho preferito cancellarlo, cara Filippa. Ho preferito cancellarlo perché mi sono reso conto che avrei potuto sortire l'effetto esattamente contrario a quello che mi ero prefissato, cioè di sedare gli animi. No, avrei scatenato, pur in buona fede, un'ulteriore catena. Quindi no, stop, cancellato, sono andato a fare altro.
Ma guarda, bisognerebbe veramente semplicemente pensare, rifletterci, cioè chiedersi umilmente, mi viene da dire anche, perché io sto scrivendo, sento la necessità di scrivere questa cosa. Alle volte le persone, a me piace fare dei giri sui social per vedere che cosa scrivono le persone, perché ti do uno spaccato, fasullo. Fasullo da una parte perché è veramente, cioè sui social uno scrive quello che vorrebbe essere, non quello che è veramente, quindi questo bisogna tenerlo in considerazione, non mettiamo mica le foto più brutte di noi, mettiamo quelle più belle, e questo vale anche con i concetti che cerchiamo di esprimere. Dall'altra parte però ti dà uno spaccato reale della società, perché tutta questa aggressività, no, anche se imbellettata, in realtà nasconde delle frustrazioni incredibili. Io leggo alcuni personaggi, mi viene da dire, i commenti che fanno, i post che fanno, mi fanno una grandissima tenerezza, Dario, perché veramente si può comprendere quanta solitudine ci sia dietro a queste persone che hanno bisogno di attirare l'attenzione su di loro attraverso queste modalità. È noto che il bullismo, il bullo è colui che ha delle grandissime fragilità, questo ovviamente riguarda anche il cyberbullismo, per cui attenzione, cioè bisognerebbe semplicemente avere la capacità di fermarsi un attimo e dire: ma perché io in questo momento sento la necessità di scrivere questa cosa in questa maniera? E questo eviterebbe un sacco di cretinate scritte sui social, un sacco di danni anche, secondo me. Assolutamente sì, però sai che ci sono anche i pentimenti, Filippa? Sì, poi che fanno le rettifiche? Allora, mi è capitato, nessuno in pubblico rettifica, anche, okay. anche se mi è capitato due volte di dibattere con persone che sì, erano andate veramente, come si dice, fuori dal seminato, sì, e di essere riuscito, mi vien da dire, a sedarle, a modo mio. Devo essere sincero, in entrambi i casi ho ricevuto, poco dopo, altrettanti messaggi di scuse da parte di queste due persone, che hanno deciso inopinatamente di aprirsi, di raccontarmi delle cose. Ma hanno cancellato poi dai social le cose che hanno scritto? Sono tornate poi nella catena dei commenti, ridimensionando il tono, quindi mettendo le loro scuse, che a me hanno fatto in maniera chiara, esplicita, mettendole fra le righe. Una di queste due persone adesso è un mio contatto. Tra l'altro un personaggio che ha a che vedere col nostro mondo, si muove nel campo dell'arte, che mi ha detto molto francamente: a volte il social mi prende la mano. Dovremmo rifletterci e pensare a noi stessi, non stiamo insegnando niente noi qui, vi sto raccontando una cosa, due cose che sono successe. Bisogna stare attenti, perché può capitare a tutti, almeno può capitare a tutti coloro che anche sono lì in buona fede, Filippo. Sì, no, bisogna, il tra le righe mi lascia perplessa, perché fare le scuse tra le righe e non avere il coraggio di farlo espressamente in maniera chiara e palese. Lì poi entriamo, entriamo in quella strana dinamica, umiltà, orgoglio, quale dei due di più. Però, oppure la foto più bella, metto la foto più bella, cioè questo foto, secondo me è un po' il senso. Però sì, io sono convinta che quello che manca al gruppo sociale è vero, è la relazione con l'altro, ma la relazione con l'altro, per quanto sia un senso a doppio senso di circolazione, scusate la ripetizione, però è vero che bisogna veramente pensare, cioè, riflettere, stare con sé, conoscersi, capire chi si è, la propria unicità, e offrire, cercare di offrire questo all'altro, non essendo dei megaliti ovviamente, ma cercando insieme all'altro, il contatto con l'altro, di comprendere sempre di più quello che uno è. Abbiamo fatto questo tipo di discorso in un altro dei nostri podcast, se ti ricordi, sì. Quello dove c'era Don Verlezza, abbiamo parlato di Don Bosco e la parte bella, cioè parlavamo di comunità, di relazione, di quanto sia importante la relazione, no?
Sì. È quanto sia importante fare comunità, tant'è che per ritornare da dove siamo partiti, cioè il pezzo di Alice Sabadin su radiocomitalia.news, lei chiude proprio con questa riflessione un po' telegrafica, no? Dice relazioni umane che stanno scomparendo, perché dice la diffusione di fake news, la disinformazione incontrollata contribuiscono a creare un'atmosfera di sfiducia e paranoia, danneggiando il tessuto sociale e le relazioni umane che stanno scomparendo. Ecco, questo è il senso, cioè le relazioni umane dovrebbero ritornare ad umane, non social, reali, non virtuali. Le relazioni umane dovrebbero ritornare a prendere lo spazio che fino a pochissimo tempo fa comunque avevano ancora. Io penso che ci sia una speranza. Coltiviamola questa speranza. Abbiamo parlato, siamo tornati a parlare di comunicazione con un focus particolare sul cyberbullismo nelle sue varie, con i suoi diversi volti. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare Alice Sabadin e invitare tutti voi che ci ascoltate ad andare su www.radiocomitalia.news a leggere l'articolo che ha ispirato questo episodio di A Porte Aperte. Grazie a te, Filippa, per l'ennesima testimonianza che hai portato con la voce di una figura autorevole. Grazie al professor Giuseppe Savagnone che ha accolto il nostro invito, e grazie a te, Dario. RC News, radiocomitalia.news e Caffè Italia insieme ogni due settimane, sui rispettivi podcast, per parlare di comunicazione, non solo, per discutere non solo fra Filippa Dolce e Dario Albertini, ma con ospiti di cose che ci riguardano tutti, come la nostra vita virtuale, chiamiamola così. Ciao Filippa! Ciao Dario, ciao a tutti, alla prossima! Anche da Dario Albertini, grazie per l'ascolto, le porte restano aperte, vi aspettiamo fra 2 settimane.